giorno che passa vedremo come andranno le cose, però siamo pronti a tutto, questo sicuramente. Perché questa fabbrica per noi è il nostro pane, quindi non possiamo mollare così, non è possibile. Voci disperate raccolte via radio da 70 metri di altezza. È l'ultima protesta dei lavoratori sardi dell'Alcoa di Porto Vesme, saliti in tre sulla sommità di un silos del grande stabilimento prossimo alla chiusura e decisi a rimanervi se nel giro ormai ristretto di una manciata di giorni non interverranno novità ben più pesanti di quella comunicata oggi. L'azienda ha accettato la richiesta fatta dal governo, qui da Passera, di posticipare la fermata di un terzo dell'impianto. Grande attesa per la manifestazione lunedì 10 di lavoratori, cittadini e amministratori dell'Iglesiente a Roma, dove al Ministero dello Sviluppo Economico sono in agenda un incontro il 7 con la svizzera Glencore, potenziale acquirente dell'impianto, e uno il 10 tra Alcoa, sindacati e istituzioni locali. Ma la situazione è quasi impossibile, ha detto alla festa PD di Reggio Emilia il ministro Passera. Il governo continuerà a lavorare, ma in assenza di investitori bisognerà rispettare i patti già sottoscritti.